difficile, però piazzamento nei 10 sembra alla portata. Poi molto dipenderà da quale sarà lo schema, allora, di gara. Il leader della gara è Akito Watabe, lasciamo perdere che gli sono davanti. Rispetto ad Akito Watabe, cosa deve recuperare? Un minuto e 18. Sì. Lungo la pista troverà tanti punti di riferimento. Guarda, se i materiali saranno quelli giusti, se la giornata sarà quella giusta, chissà. Vedremo, lo scopriremo alle 16. C'è un pit in mina vagante della gara, così come Rijek, con cui partirà assieme praticamente. E chiaramente anche Risle, Hirvonen, Watabe, Suovio, che alla fine è sedicesimo. Sì, è un risultato importante per la Polonia, perché credo che Suovio oggi possa portare a casa punti molto pesanti e mettere in ghiaccio il piazzamento tra i migliori 55 del World Ranking List. Yamamoto non aveva mai vinto un segmento di gara di salto, oggi è la prima volta. Beh, non ne aveva neanche disputati poi così tanti. Questa è la gara numero 29 in Coppa del Mondo. E qui la conferma della squalifica di Frenzel, con un pittino alla caccia di qualcosa di molto importante a partire dalle ore 16, direi. Sono due salitelle, una che porta i 500 metri e poi quella che arriva ai 1500 metri, poco prima, 1450, dopodiché si scollina verso la zona d'arrivo. È un tracciato mediamente difficile, si può fare selezione anche nello sprint, la classifica generale resta lui. Eh sì, sicuramente questa è la quintultima gara della stagione, Akito Watabe ha 149 punti di vantaggio rispetto a Jan Schmid. Questo significa che può permettersi di perderne 28 a gara e conquistare comunque la sfera di cristallo. Anche se avremo gare molto diverse da qui alla fine della stagione. Klingenthal si salterà su un trampolino molto estremo, di grandi dimensioni. Poi ci si trasferirà a Schönach, sempre in Germania, ma in tutt'altra zona. E lì probabilmente saranno avvantaggiati atleti con caratteristiche diverse sul trampolino. Fermo restando che Akito Watabe, dove lo metti, salta. Sì, diciamo che lui non ha preferenze, e comunque sia, qualunque siano le dimensioni dell'impianto, si colloca nelle primissime posizioni. Il talento di Watabe non è in discussione. In questo momento, se non è il numero uno, è il numero due nel salto, o se la gioca con River. Sì, arriverà oggettivamente qualcosa in più partendo dalla stessa stanga di partenza con condizioni analoghe. Però Akito Watabe è sicuramente il numero due del circuito. E poi comunque rispetto a Riber ha sicuramente più qualità da mettere in campo sugli sci stretti. Non c'è neanche paragone, Riber oggi partirà. Diciamo che nel biathlon c'è anche l'incognita del poligono e quella può miscolare le carte. Qui invece potrebbe esserci meno, come possiamo definire, meno incertezza legata appunto alla precisione legata al tiro. Parte la gara, Yamamoto davanti a tutti. Yamamoto non partirà forte, cercherà di attendere chi lo insegue in maniera tale da avere collaborazione nel tenere un ritmo discreto, ma l'obiettivo per Yamamoto, River e Rare è quello di risparmiare più energie possibili da qui al penultimo giro e poi cercare in qualche modo l'attacco. Tanto si sta saltando sul trampolino, come detto, per il salto di allenamento in vista della qualificazione che si disputerà tra un'ora e un quarto. Si sta completando il primo salto di allenamento. Robert Johansson è atterrato a 140 metri e mezzo. Sono misure alla portata sul trampolino di Trondheim. Poi oggi c'è stato costantemente vento frontale, l'abbiamo visto anche durante la prova di combinata nordica. Qui si susseguono le partenze, come detto Pittin prenderà il via a 1 minuto e 54 dalla vetta, non ce l'ha fatta superare la qualificazione stamani Raffaele Buzzi, che quindi per ovvie ragioni non è della partita. Esatto, Pittin poi lo vedremo anche nel fine settimana a Klingenthal, contesto di gara che gli ha regalato anche qualche delusione cocente in passato, perché una delle cadute peggiori nella sua carriera è avvenuta proprio lì. Dobbiamo tornare indietro di tanti anni. 5 anni sostanzialmente, sì. Anche di più, sai. Forse 6 anni. È la stagione 2011-2012 o 2012-2013, perché comunque cambia poco. Insomma, è stato il periodo delle tre cadute consecutive nel giro di poco meno di un anno. Qui inquadrato Yamamoto, che ieri ha disputato una grande gara, chiuso in decima posizione, mantenendo un passo notevole per le sue caratteristiche. È un combinatista di cui si parla da tanto tempo,
però è riduce da un po' di stagioni difficili. A un certo punto si pensava di averlo perso, invece sfruttando la qualità sul trampolino è riuscito a guadagnare un posto per il gruppo di Coppa del Mondo e in questa stagione ha dimostrato di essere anche il numero due del movimento nipponico alle spalle di Akito Watabe. Eh sì, perché al di là dei risultati ottenuti ad Akuba, comunque Yamamoto si è portato a casa dei piazzamenti della top 10 in gare vere. C'è stato un quarto posto a Lillehammer, un settimo posto a Lillehammer, sì, inizio stagione. È il miglior risultato in carriera. Quindi, insomma, la Norvegia gli piace, settimo a Lillehammer, decimo a Trondheim. Vediamo oggi. Riber è partito forte, si sta riportando su Yamamoto, ma questo era anche prevedibile. Non si vede invece Rare, direi. No, Rare che era partito a 6 secondi da Riber, che per il momento, beh, comunque Rare in questi giorni l'abbiamo visto. Sì, molto difficoltà, ma a naso direi che Rare potrebbe essere raggiunto da Pittin senza particolari patemi. Su Sotvik per trovare il numero quarto ho la certezza. Poi nel mezzo ci sono tanti atleti che faranno fatica, Terzer, Jelenko, Pommer, perché in questo momento non è al top. Sì, non è all'altezza effettivamente. Chissà cosa combinerà il giovane Oeftebro, che parte 23esimo. Potrebbe portare a casa punti anche oggi, sarebbe la terza gara consecutiva per un ragazzo che non è ancora maggiorenne. Giunge notizia di 4 mancate partenze, la Hurt, che abbiamo detto non sta bene, Ilves, Cieslar, Cato e anche Ben Loomis non parte. Però tutti atleti che erano le retrovie della classifica. Ilves era davanti a Pittin, ma sarebbe stato raggiunto senza particolari patemi. Intanto Riber ha recuperato 7 secondi a Yamamoto in questo tratto, Rerl solamente 1. Però va forte il gruppo guidato direi da Krog in questo momento. E da Akito Watabe addirittura. E Akito Watabe è stato già raggiunto da Yamamoto, giusto? O vedo male? No, Akito Watabe viaggia in solitudine. Ah, è davanti, ok. Lo vedono, però non l'hanno ancora preso. E sì, non è detto che ci riescano. Sì, perché hanno, diciamo, quelli dietro vanno leggermente più rapidi di Akito Watabe, che però sul gruppo Krog aveva 15 secondi, adesso invece ne ha 13. E quello è un gruppo che va dalla quinta posizione fino alla tredicesima. Krog ieri non ha corso in maniera particolarmente intelligente, ha speso tanto nei primi giri, poi quando contava ha alzato bandiera bianca perché non ne aveva più. Vedremo, intanto è interessante capire la partenza di Pittin. Sì, lo aspettiamo al passaggio del chilometro e 2, dovrebbe arrivare tra circa una trentina di secondi, mentre qui vediamo come Akito Watabe abbia già raggiunto Rerl. Ovviamente non c'è traccia di Sotvik, che è fondista molto mediocre. In questo momento con il 7 tira Greidever, che va alla caccia del miglior risultato in carriera. Nel gruppo con lui c'è Zeidel, c'è Denifel, c'è Riesel, c'è Yashmit, c'è Brian Fletcher e c'è anche Irvonen, quindi un gruppo di qualità con tanti nomi di peso. Pittin è partito veramente a bomba, ha recuperato 17 secondi rispetto a chi comanda, ma soprattutto ha già raggiunto Rizek, quindi quello è un gruppo che va dalla 32esima alla 36esima posizione, viaggia in compagnia di Eero, la Mekiao, Geiger, oltre che a Rizek, e stanno risalendo la china, chiaramente. Tanto Riber ha concluso l'inseguimento, si mette in scia a Yamamoto. Vedremo che cosa succederà. Anche Towatabe, avanti di questo passo, si riporterà su quelli che guidano la gara, però deve guardarsi le spalle, perché il gruppo che insegue sarà distante una quindicina di secondi, scarsi anche, e Riesle, cacciatore se ce n'è uno, sta spingendo per cercare di chiudere da subito il buco. Si è chiuso il salto di allenamento sul trampolino, il migliore? Stock, ma non è tanto chi è il migliore, con che margine ha vinto? Ha vinto con 6 punti su Johansson, ma il dato interessante è questo, lui è arrivato alla stessa misura saltando da 2 stanghe più in basso rispetto a Johansson. Impressionante. Efter den innspurten han hadde, følte at han var frisk nok i beina til å kunne ta den tredjeplassen, men tappte altså spurten mot Riesle og Rydsche. Han er 15 sekunder bak da, gruppa med Riesle og Krog akkurat i øyeblikket. Det er fullt mulig å gå seg opp dit. Ja, det har gått en 5 sekunder fortere da på første runden enn Riesle og Co. Så bra åpning der av Gråbak. Så han har løftet seg et lite hakk langrennsmessig og kan få en ordentlig bra avslutning på sesongen for Gråbak. Også i løypa. Det er ikke store differanser bakover her nå. Dette her kan nok se ut som det kommer til å bli en fryktelig stor gruppe som skal gå om seieren, og de kommer til å samles forholdsvis tidlig også. Opp mot passering 3,2 som er neste. Litt stykket hit ennå.
Ja, da er det Ribe som leder dagens World Cup-renn her i Granåsen. Så får vi se hvor lenge det varer. Ja, han blir hentet av Watabe. Det er litt spent på hva Watabe tenker om dette her. Om han har tenkt å bare fortsette å gå i front og håpe. In diretta Trondheim, indemoniati, gli inseguitori che partono da dietro. Rijek e Pittin hanno già raggiunto la Misha Pui, Kupchak e Andersen. Sono un minuto e 25 da chi comanda, ma meno di un minuto dalla quinta posizione. Quindi abbiamo 36 atleti racchiusi in un minuto e 26 secondi. Nel frattempo Akito Watabe in compagnia di Rerd sta guadagnando terreno. Una caduta. Caduta di? Un austriaco che col pettorale numero 7, Greiderer. Dicevo, Yamamoto insieme a Rerd si sta riportando, Watabe insieme a Rerd si sta riportando su Yamamoto e Riber. Pittin in questo momento è lontano una trentina di secondi scarsi rispetto alla ventesima posizione, dai. Sì, comunque davvero Rijek e Pittin stanno dando fondo a tutti i loro cavalli. Mentre qui vediamo che Riber supera Yamamoto e prende l'iniziativa. Yamamoto forse in difficoltà? No, lascia fare a Riber, in più ha dietro Akito Watabe che sta tornando sotto a velocità doppia. E Rare tutto sommato l'ha impostata bene tatticamente, perché non ha forzato all'inizio, ma poi ha avuto la capacità di rimanere con il più forte dei giapponesi. Intanto da dietro Risle fa la voce grossa, dovrebbe avere una decina di secondi di distacco rispetto ad Akito Watabe. Vediamo chi c'è ancora con lui. C'è Krog, Schmid, Fletcher, Hirvonen, Denifel, Seidel e Greiderer che si è riaccodato. Avevano 18 secondi al passaggio dei 2 km che adesso si sono ridotti a 11 rispetto ad Akito Watabe. Esatto, è lui il riferimento. Poi dietro c'è un gruppo guidato da Jürgen Grobach, anche questo è un gruppo molto numeroso, ma che potrebbe essere raggiunto alla fine della tornata dal gruppo di Pittin e Rijek. Sì, questo è un drappello che va dalla 13esima fino alla 21esima posizione, però ci sono atleti che potrebbero pagare, vedi Jelenko, Sötvik sicuramente pagheranno. Sötvik ha già perso tanto terreno e sta per essere staccato anche da questo gruppo. La regia ha staccato quando stava per arrivare il gruppo con Alessandro Pittin, che dovrebbe avere un distacco attorno al minuto e 10, minuto e 15. Sì, dovremmo essere prossimi al passaggio, mentre qui c'è il ricompattamento tra le due coppie nelle prime due posizioni. Mentre qui si guarda, è Risle che si guarda, sono gli inseguitori che hanno perso qualche metro, perché Risle evidentemente cercava collaborazione. Un minuto e 15 in ritardo del gruppo di Rijek e Pittin, che di fatto va dalla 24esima posizione fino alla 35esima. Sì, diciamo che il... dopo i 6 km. Akito Watabe ha interesse a tenere il ritmo sostenuto, si è portato davanti. Non so chi potrà rimanere con lui fino alla fine tra i tre compagni di avventura. Vediamo dietro cosa succede, perché quel rallentamento voluto da Risle che si è rialzato potrebbe consentire ad Akito Watabe di guadagnare terreno. Eh sì, Risle che si è guardato in giro come per dire qualcuno mi vuole dare una mano oppure no. E infatti è passato davanti un norvegese, vediamo se si tratta di Krog o di Jan Schmid. Sembrerebbe Jan Schmid, infatti. Sì, Jan Schmid chiaramente non ha alternative, Krog sta più coperto oggi rispetto a ieri quando ha speso tantissimo. Ecco, però hanno perso terreno rispetto ai 3 km e 200 metri, ovviamente rispetto a Watabe, non alla testa della gara. Sì, hanno perso 3 secondi rispetto a Watabe, gruppo ancora composto da 8 unità. Prima posizione. Vediamo se dopo due tornate il gruppo di Pittin transita con un minuto di ritardo rispetto alla testa. Dopo col 17 Klaffer sta forzando, dietro di lui mi pare che ci sia François Bro, se sì, vedo bene. Bro che tiene bene, e poi c'è un Pommer per adesso. Kierkeisen, Groba, questo è un gruppo con atleti dotati di qualità nel fondo. Eh sì, e indietro per un attimo si è intravisto il gruppo Pittin Rijek, che definiamolo così. E anche Jelenko, rispetto alle abitudini, sta tenendo di più. Intanto qui c'è il forcing di Yashmid che prova a rientrare sul gruppo di Akito Watabe. Non ha assolutamente alternative, Jan Schmidt deve per forza tirare. Per adesso vediamo bene anche Denifel, che è nelle primissime posizioni di questo gruppo. Mentre più nascosto Seidel, che però ci ha abituato a questo genere di cose. Pittin con Rijek sono a 20 secondi dal gruppo in seguitore 2, quello trainato da Klaffer, mettiamola così. A 20 secondi dalla coda di quel gruppo. Quindi poco più di un minuto di distacco rispetto alla testa della gara. Sì, minuto 06. Ne vuol dire che Pittin in 4 km rispetto alla testa della gara ha guadagnato 45-46 secondi. E tra l'altro
è probabile che sia stato spesso e volentieri Rijek a tirare con Pittin a fianco o comunque in scia, quindi potrebbero anche esserci energie da spendere per Alessandro più avanti. Credo che anche Erol abbia fatto la sua parte, di norma atleta molto generoso. Dietro c'è un rallentamento, anche, se non ho visto male. Eh sì, perché Jan Schmid a un certo punto si è rialzato e nessuno si è portato davanti a dettare il passo. Tutto questo fa il gioco di Akito Watabe, ma in qualche modo anche di Rerl, di River e di Yamamoto. Ma sì. Yamamoto mai così avanti in una gara di Coppa del Mondo. Rerl invece è partito anche col pettorale numero uno alle Olimpiadi. Sì, effettivamente. Ha già vissuto una situazione del genere. Vediamo qual è la situazione di questo gruppo inseguitore rispetto a quello di testa. C'erano 13 secondi e 4 chilometri. E a occhio sono rimasti tali. Comunque ci sono atleti che si giocano qualcosa di importante, perché Rerl e Yamamoto, podi, Coppa del Mondo, non sanno neanche cosa sia. Assolutamente. Riber invece sì, qualche volta lo ha calcato, però insomma non è che ci sia salito spesso e volentieri. Andiamo a vedere il riferimento. Ha vinto a Oslo qualche stagione fa, da giovanissimo. Poi ha perso qualcosina in termini di qualità nello sci di fondo, anche per via di qualche problema fisico. Adesso è un atleta che fa fatica, soprattutto sul duro, quando c'è da spingere in salita lui è in difficoltà. Intanto dietro 10 secondi di distacco li hanno ancora, sì, però qualcosa hanno guadagnato. Sì, hanno ricominciato a menare dopo quel momento di pausa, 3 secondi hanno recuperato. E c'è un austriaco che era in difficoltà, poteva essere Greider come passo, qui c'è sempre Schmid che tiene il ritmo alto, d'altronde avere il riferimento è importante. Questo è il gruppo inseguitore 2. Si vede Kirchhijsen davanti in questo momento, Kirchhijsen che era rimasto coperto nei primi due giri. Questo è un altro gruppo che ha guadagnato tanto terreno, perché Kirchhijsen partiva con 1 minuto 19 rispetto alla testa, ha praticamente dimezzato il gap. E dietro si vede il gruppo con Pittin e Rijek, che dovrebbe essere più o meno 1 minuto di distacco rispetto alla testa della gara. Sì, il gruppo Kirchhijsen sta andando più forte del gruppo Schmid. Mi è parso di vedere Grobak in difficoltà col 21. Sì, 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 Grobak. Attenzione, azione di Riesler in solitudine, che è riuscito ad allungare e si lancia da solo all'inseguimento di Akito Watabe. E tutto questo potrebbe fare il gioco proprio del nipponico. Ma gli altri proprio si sono quasi rialzati, stranissima questa situazione. E non hanno avuto le gambe per rispondere. Chi forse le aveva, Hirvonen, è rimasto spiazzato. E adesso c'è Brian Fletcher davanti, ma ormai l'azione Risle l'ha conclusa ed è prossimo a rientrare sul gruppo di Akito Watabe. Eh sì, se n'è andato proprio Risle rispetto a chi insegue. Attenzione, perché potrebbe mettersi veramente bene anche in ottica vittoria per Risle. Risle, che abbiamo detto più volte, un eterno piazzato in stagione, 7 volte sul podio, ma di gara ne ha vinta una. Sai che gara ha vinto? Quella di Ramsau. E c'è un parallelismo interessante tra Trondheim e Ramsau, perché in ambedue le località la prima gara è stata vinta da Frenzel, che poi per motivi diversi nella seconda non è stato della partita. È vero. Perché curioso. A Ramsau si ammalò, mentre qui è stato squalificato prima del salto. Tanto Risle praticamente ha ripreso il gruppo di testa, mentre Pittin ai 5 km 2 viaggia a 15 secondi dal gruppo, dalla coda del gruppo Kirchhijsen. Io pensavo che riuscisse ad accodarsi alla fine del terzo giro Pittin a quel gruppo, forse ci vorrà un po' più tempo, ma non dimentichiamo che nella seconda parte di gara di norma quelli meno competitivi nel fondo tendono a perdere qualcosa in più. Comunque il gruppo Fletcher-Schmid non ha recuperato nulla rispetto a Watabe. E anche Kirchhijsen in solitudine ha staccato Grobak e atleti quotati. È successo tanto in questo terzo giro. E dietro ci sono Pittin, Rijek, che direi Erola, che hanno salutato la compagnia di tutti gli altri che erano accodati rispetto a loro. E stanno andando a riprendere il gruppo con Jürgen Grobak. C'è Feis col 22, col 20 c'è Pommer. C'è anche Słowiok. Pittin 47 secondi di distacco dalla testa quando mancano 6 km. E attenzione, perché il gruppo inseguitore, guidato da Fletcher, qualcosina ha tirato giù rispetto al gruppo di testa, sempre guidato da Akito Watabe. Siamo sotto i 10 secondi in questo momento. Greiderer mi pare proprio in difficoltà, si è staccato, ma d'altronde è caduto e potrebbe aver subito qualche botta. Qui Risle ha fatto questa azione e poi si è accodato e lì rimane. E dietro stanno recuperando. Poi si vede Kirchhijsen più lontano, in solitudine. Ha rifiatato un attimo Risle adesso. No, perché non è più Rerl. E Akito Watabe ha fatto il buco. Risle capisce che è il momento chiave per riportarsi sul nipponico e senza particolari patemi lo va a riprendere.
è l'impressione che Akito Watabe e Risle possano andare via da soli. Vedremo che cosa succederà con Riber, Rerl e Yamamoto, perché ormai anche Fletcher, Hirvonen, Schmid e Krog stanno arrivando. Sì, intanto si è voltato Risle per un attimo, però Riber ha chiuso il buco, è in grossa difficoltà in questo momento Yamamoto. Sono rimasti in tre con Rerl subito dietro. Però molto bravo Riber davvero in questo momento, perché è riuscito a rispondere all'attacco di Risle. Siamo dietro intanto con Fletcher e direi Denif, che sono ancora pimpanti. Si sta sfilacciando il gruppo dietro e sono in difficoltà i norvegesi, quindi Schmid e Krog. Ma sai che ho l'impressione che i norvegesi non abbiano grandi materiali, perché anche Grobak si è staccato troppo presto rispetto a Kirkeisen. Potrebbe essere una lettura, effettivamente. Poi tutto relativo, perché comunque Riber è ancora lì con Akito Watabe e Fabian Risle, mentre Rerl fa fatica. Vediamo, qui siamo ai 7,2 km, quindi siamo al 72% della gara. E qui il gruppo di testa comunque sembra non voler incidere. Risle controlla, tiene la coda di Watabe, però dietro si sono ormai riportati a ridosso dei quattro battistrada. Yamamoto è stato risucchiato. Che pimpante Denifel, una delle migliori versioni di sempre sugli sci, poi vedremo se ne avrà anche nel finale. Sì, sono praticamente in 11 tutti assieme, anche se ci sono atleti un po' in difficoltà. Ai norvegesi, come giustamente rimarcato, non davano l'impressione di essere così brillanti. Qui siamo Kirkeisen. Siamo su Kirkeisen, che è andato a riprendere uno degli austriaci, Greiderer, che però è caduto, e quindi sì, per lui la gara si è fatta dura. E dietro Pittin e Rijek si sono riportati su Jørgen Grobak e quelli che fanno parte del gruppo del norvegese, sì, quindi Pommer, Suoviu e via dicendo. Bro è in solitudine, 14° il francese. E qui rivediamo di nuovo la testa della gara con Watabe sempre a dettare il ritmo. Dietro non riescono a chiudere, anzi l'impressione è che si siano staccati, e c'è un Riber molto pimpante che riesce Sai a stare con gli altri due. Qual è il problema per Pittin, Rijek, quelli che insomma partono da lontano? Il traffico. Non tanto il traffico, il fatto che non c'è stata gara tattica, perché alla fine, tranne pochissimi momenti, chi è davanti è sempre data tutta. Eh sì, infatti non c'è stato tatticismo, solo qualche momento in questo gruppo inseguitore. Sì, quando adesso c'è stata la schermaglia perché Risle si è rialzato, poi si è rialzato Jan Schmid, ma alla fine il ritmo è stato costantemente elevato. E anche Kirkeisen, che oggi sembra in palla, non riesce a chiudere il buco e a riportarsi sul gruppetto che in questo momento è guidato da chi? Ancora da Brian Fletcher? Sì, e se non era Brian Fletcher poteva essere Denifel. Comunque qui sono i tre che comandano la gara, Watabe, Riber e Risle. Riber i suoi podi in stagione li ha già conquistati, ben tre. Poi chiaramente ci sono state le medaglie di legno olimpiche. Non sarà facile comunque chiudere il buco per Fletcher e quelli del gruppo inseguitore. Sì, Riber i tre podi tutti a Seefeld. Va detto che si è messa molto molto bene per Risle in ottica vittoria, e chiaramente anche per Watabe in ottica sfera di cristallo, perché può guadagnare ulteriormente terreno rispetto a quelli dietro. Fletcher molto generoso, sta spendendo tanto. Kirkeisen invece prova a rientrare, ma sarà difficile recuperare oltre 10 secondi, anche 15. Yamamoto sì, è ancora agganciato. Kirkeisen è a 13 secondi da questo gruppetto, quindi qualcosina rosicchiato. Dietro c'è il gruppo Pittin, che adesso è trainato da Erola, direi. Sì, Erola, Pittin e Rijek. Poi si sono accodati quelli che facevano parte del gruppo di Grobak, lui compreso. Però in questo giro, rispetto alla testa della gara, Pittin, Erola e Rijek hanno guadagnato meno. Un paio di secondi a occhio. Sì, sì, un paio di secondini, forse qualcosina in... Sì, due secondi. E vediamo adesso come si muoveranno le acque nell'ultimo giro. Adesso c'è Pittin a fare il ritmo proprio in questo gruppo inseguitore. Sì, nel tratto impegnativo che porta alla salita dei 500 metri, Pittin cerca di fare la differenza. È lì che si può guadagnare di più. Vediamo che cosa succede davanti invece. Qui però non siamo davanti. No, siamo nel gruppo intermedio. C'era il gancio, direi. Bene, non ancora. Rimangono lì a bagnomaria quelli dietro. Certo che adesso c'è Hirvonen, che è stato nascosto per tutta la gara. Si è ricordato sotto. Sì. Sì. E c'è anche Fletcher, che è riuscito a raggiungere la testa. Non pensavo che rientrassero con questa facilità.
Probabilmente Kito Watabe in questo tratto in salita ha tirato un po' il remi in barca e in automatico si sono create le condizioni per il riaggancio. Riaggancio che sembrava quasi improbabile. Visto un austriaco in grossa difficoltà, poteva essere col pettorale numero 3 Rerl. Sì, Rerl è possibile che Denifel... si sia staccato, perché quello in coda è Denifel qui. Sì, e poi e Seidel. Esatto, sì, sì. E poi dietro c'è Seidel. Quindi adesso abbiamo un gruppo con 5 unità, con poi un piccolo buco seguito da altri 3 uomini. I 5 sono Watabe, Riesle, Rieber, Fletcher e Hirvonen. Con dietro direi Krog e i 2 austriaci, quindi non c'è più Jasmid. Eccolo lì Jasmid. Però indietro. Eh sì, pettorale numero 11 è lui. E Kirchhaisen lo ha quasi ripreso. Si mette veramente male per Schmid. Una delle migliori gare della stagione per Kirchhaisen. Azione notevole la sua. Si è concesso il lusso di staccare atleti di norma competitivi nel fondo come Grobak. E Kito Watabe è rimasto davanti per gran parte della gara. Riesle invece ha potuto rifiattare. Vedrai che adesso tenterà l'attacco. Infatti affianca il nipponico, si porta davanti. E si manca ormai poco più di un chilometro alla fine della gara. Anzi, meno di un chilometro. Quelli sono i 9200 metri. C'è Riesle che attacca. Vediamo chi risponde. C'è un Rieber molto aggressivo, Watabe scivolato un po' indietro, Riesle e Rieber con Hirvonen indietro, in difficoltà Watabe in questo tratto. Attenzione perché Fletcher, impegnato nell'ultima gara della carriera, si gioca il podio. Sì, che lui ha calcato solo una volta a Oslo, salendo sul gradino più alto 6 anni fa, alza bandiera bianca Seidel. Mentre ancora lì Denifel. Si sta resistendo. Attenzione perché qui Kito Watabe va a scavalcare Fletcher. C'è un Rieber pimpantissimo. Rieber molto pimpante. Rieber che ha speso niente nella parte iniziale della gara. Quindi Riesle qui sta attaccando di brutto. Eh sì. Rieber risponde, anche Hirvonen dietro. Stanno un po' alzando bandiera, ecco, bianca. Per il podio sono in 3. Ricordiamo che la Finlandia non vince Coppa del Mondo da tempo immemore. Dobbiamo tornare al 2010. Con Manninen a Lahti. Esatto. E Rieber di gare di Coppa del Mondo ne inventa una sola. A Oslo nel 2016, quindi anche quella in Norvegia. Si è voltato Hirvonen per capire qual è la situazione. Hirvonen è un atleta forte in volata, ma anche Rieber in volata non è facile da battere. È chiaro che Riesle tenterà l'attacco prima. Sì, Rieber ha un finale molto incisivo. Dietro c'è Watabe per il momento quarto, inseguito direi da Krog. Sono perso un po' le tracce di Fletcher. Mentre Pittin è tredicesimo ed è all'inseguimento in solitudine di Björk Kirchhaisen, dodicesimo. Ha staccato Rijek, quasi Pittin, prestazione davvero notevole di Alessandro. Ma concentriamoci sulla lotta per la vittoria. Riesle davanti a tutti, Rieber dietro di lui, attenzione Hirvonen che dietro. Non ancora è scontata la vittoria di Riesle, perché Rieber in volata è uno che ha dei numeri, vediamo. Riesle in bocca al rettilineo finale davanti a tutti. No, ce la fa, ce la fa. Sì, sta scatenando tutti i suoi cavalli. Riesle va a vincere, secondo direi Rieber e terzo Hirvonen. Attenzione alla volata per il quarto posto, sì, tra Watabe e Krog. Quindi Krog prova a togliere qualche punto di Coppa del Mondo da Kito Watabe. E alla fine direi che ce la fa, quindi però, quarto Krog, quinto Watabe. Il problema è che Kito Watabe guadagnerà tanti punti su Jasmid. Krog, miglior risultato della stagione, ma è così bene. Denifel, grande gara, è sesto. Fletcher chiude la carriera con un settimo posto, direi non male. Ottavo Seidel. E dietro forse stava arrivando... C'era anche Pittin, sì, c'era anche Pittin con questi atleti. La regia ha staccato, purtroppo. Vediamo la volata dietro. Pittin si sta giocando una posizione a ridosso della decima. Sì, direi tredicesimo. Alla fine è stato battuto da Rijek e Evola. Evola fa segnare probabilmente il miglior tempo di gara. Pittin li aveva staccati nel tratto in salita, poi sono rientrati ambedue e nel finale hanno avuto la meglio in volata. Pensavo per Pittin qualcosa di più, onestamente, prima di questa prova. Poi si è messa non nella maniera migliore, perché davanti non si sono guardati, ma sono andati a tutta praticamente per l'intera gara, e quindi per Pittin non c'è stata possibilità di entrare tra i migliori 10. Comunque questo è un buon risultato. Eh sì, comunque signori, applausi per Yamamoto che anche oggi arriva decimo, Kirchhaisen nono, Pittin quindi tredicesimo. Stagione meglio solamente 2 volte, quando è arrivato quinto a Lillehammer e secondo a Ramsau, quindi uno dei migliori risultati della stagione di Alessandro. Si susseguono gli arrivi in zona punti. Schmid alla fine quindicesimo, quindi perde 29 punti ancora da Watabe. Vediamo se Suovio che riesce a rimanere tra i 30. 26esimo, però nel finale ha fatto fatica. Porta a casa 5 punti che comunque sono molto pesanti per la sua classifica. Sven Andersen è 29esimo, l'ultimo in zona punti chi è Mechiao. Mechiao che alla fine è come ti direi ad Oslo. Sì. O nella gara di ieri, nella gara di ieri, 30esimo. Nagai cos'è arrivato?
No, si interrompe la serie di 18esimi posti di Nagai. Quindi, Risley comunque si sta mettendo bene nella corsa al terzo posto della classifica generale. Oggi guadagna tanto terreno rispetto a Rige, che gli porta via quasi 80 punti, se non sono quasi 80, sono più di 70. Mida alla fine fa solo 16 punti. Vabbè, per la generale direi tappa che sorride da Kito Watabe, che lentamente si avvicina a 200 punti di margine rispetto a Yashmid, con 4 gare ancora da disputare. Pittin porta a casa il miglior risultato probabilmente del 2018. Sì, sì, assolutamente. Notizia di Grobak alla fine 18esimo, quindi 13 punti, significa che Akito Watabe va a più 178 nei confronti di Jan Schmid quando mancano 4 gare. Ma soprattutto Risle, con i punti guadagnati oggi, va, si sta avvicinando ai 100 di margine rispetto a Rijek. Sì, ne ha più 85 rispetto a Rijek, mentre Grobak è a meno 130 rispetto a Risle. Quindi posizioni che forse si stanno cristallizzando nella corsa al podio della generale, con Akito Watabe si avvicina a quella tanto agognata sfera di cristallo. La classifica è giusta, Akito Watabe in stagione 10 podi primo, Yashmid 8 podi con 3 vittorie secondo, Fabian Risle 8 podi con 2 vittorie terzo. E Pittin 13esimo, che come detto recupera una ventina di punti. Qui rivediamo la volata. Vince Risle, secondo River, comunque grande risultato per lui, e terzo Hirvonen. Si susseguono gli arrivi nel frattempo. Alla fine Jens Lurus Oeftebro ha chiuso 31esimo, appena fuori dalla zona punti, il fratello 40esimo. Però si conferma molto competitivo il più giovane dei due fratelli norvegesi. Søtvik da quarto a 38esimo. Ma lo davo per scontato. E alla fine, sì, Klaffer si vede che non è al meglio, 21esimo. Qui è arrivato anche Vitterval, che direi è l'unico cieco in gara, visto che Dvorak ha problemi di schiena, Portik si è ammalato. Sì, forfè di gruppo. Praticamente sì. La Misha Pui 27esimo, sembra incredibile a dirsi, ma è uno dei migliori risultati stagionali. Sì, non ci è andato lontano dal miglior risultato. Questa. La notizia è che non ha vinto anche tu Watabe, ma le colpe sono di quella scelta sciagurata effettuata durante la prova di salto, con un abbassamento della stanga di partenza che in quel momento non ci stava e che l'ha privato di quei secondi fondamentali per gestire la gara diversamente, in solitudine, per arrivare da solo in prima posizione al traguardo. Era la miglior tempo sugli sci, Pittin secondo tempo sugli sci, Rijek terzo, sono i tre più forti nel fondo in questa stagione, senza se, senza mai. Magari le posizioni di oggi sono un po' mescolate, però i migliori tre sono sempre loro. Va anche detto che questi tre atleti spesso e volentieri inseguono, e quindi anche per questa ragione fanno segnare uno dei migliori risultati. E nel giorno in cui arriva il podio numero 100 per l'Italia nelle discipline olimpiche invernali tra Coppa del Mondo, Olimpiadi e Mondiali, arriva la vittoria numero 100 della Germania. Ah, bene. Quindi insomma il giorno dei 100. Norvegia, che vittoria numero 100 l'ha già ottenuta.